Concorso Polizia di Stato, cosa studiare per diventare un allievo agente. Allora ragazzi, manca poco alla pubblicazione del nuovo bando di concorso, seguendo anche la storia degli anni precedenti, e la prova sarà incentrata su cultura generale, ragionamento logico-matematico e critico-verbale. Verranno comunque trattate le seguenti materie, cioè lingua e letteratura italiana, storia, matematica, cittadinanza e costituzione, secondo, diciamo, programmi delle scuole secondarie di secondo grado. Sarà inoltre anche verificata la conoscenza delle lingue inglese e dell'informatica, seguendo gli standard europei. Inoltre, una cosa molto importante rispetto alla modalità di somministrazione dei test del concorso Polizia di Stato, immaginiamo anche il quantitativo dei quesiti e tempo a disposizione. Chiaramente arriveranno sicuramente con l'uscita del nuovo bando di concorso, però noi possiamo già immaginare alcuni dettagli. Innanzitutto la quantità di risposte, non più 3-4, come di solito diciamo prevede un concorso, ma sono state 5 nel bando precedente, quindi è ancora più complicato dunque indovinare per superare la prova scritta. Sappiamo inoltre rispetto il compito sarà composto per ogni candidato come segue, cioè il 30% delle domande facili, 50% domande di media difficoltà e 20% domande difficili. Ciò significa che nelle ipotesi in cui il compito sia composto da 100 quesiti, 30 di questi saranno facili, 50 medi e 20 difficili. Questo è giusto un breve assunto del concorso e di cosa studiare, quindi se vuoi rimanere costantemente aggiornato, iscriviti al canale e metti anche un like se ti sta piacendo questo contenuto. Inoltre, stiamo mettendo a disposizione delle slot disponibili per svolgere una consulenza gratuita in chiamata con me o con un membro del mio team per pianificare lo studio e la preparazione del concorso con il Mental Program. Quindi se sei interessato, clicca sul link in biografia o prenota una chiamata gratuita. A presto e buona preparazione! Sei un aspirante di un concorso in Forze dell'Ordine o Forze Armate? Passi tante ore a girovagare sui forum e nei vari gruppi dei concorsi cercando invano di ricevere del valore. Ti è servito a qualcosa? Ok, adesso è arrivato il momento di capire come prepararsi seriamente per vincere il concorso con autorità e sicurezza e indossare la divisa che hai sempre avuto l'obiettivo di indossare. Abbiamo creato un percorso che si chiama Mental Program, che probabilmente avrai già sentito e che probabilmente ti farà girare anche le scatole perché andrà a performare su tutti i tuoi paradigmi e credenze, ma ti insegnerà come vincere il concorso con una metodologia step by step. Quindi clicca sul link, ci vediamo dall'altro lato. Ciao!